Ciao a tutti, finalmente dopo mille richieste e anche dopo tantissima attesa, eccoci tornate con un nuovo meal prep. In questo video vi faremo vedere quindi 5 preparazioni che andranno per la maggior parte in congelatore. Andremo a preparare della vellutata di patate, zucca e funghi. Poi andremo a preparare dei cannelloni molto semplici con ricotta e spinaci e all'interno abbiamo messo anche della salsa, oltre che alla besciamella. Poi andremo a realizzare un semplicissimo ma buonissimo risotto con la zucca. Ed infine andremo a fare due preparati per la colazione che utilizzati alla mattina riescono davvero a semplificarci di tantissimo la vita, ovvero un preparato per i pancake e un preparato per il porridge al cioccolato e mirtilli. Partiamo quindi con la prima preparazione e andremo a fare la vellutata di zucca e patate. Come vedete mi sono già pulita e tagliata a pezzetti le verdure, ho le patate e la zucca, ho messo anche del cipollotto e una cipolla, comunque adesso vi faccio vedere tutto quanto. Quando faccio la vellutata di solito non peso niente, però per darvi un'idea orientativa vado a pesare comunque le verdure. Inizio dalle patate che andrò a mettere tutte quante. E questo è un chilo, anche abbastanza preciso. E vado adesso a pesare anche la zucca, non la andrò a mettere tutta perché con questa tagliata andrò a fare anche il risotto. Ne mettiamo circa 800 grammi, perciò più o meno la stessa quantità sia di patate che di zucca. All'interno della stessa ciotola vado ad aggiungere gli altri ingredienti, quindi spezzetto il cipollotto. Ovviamente potete mettere della semplice cipolla, potete mettere lo scalogno, mettete proprio quello che vi piace di più, quello che usate più spesso. Vado ad aggiungere anche un bel pugno di funghi secchi, non c'è bisogno di ammollarli perché poi andranno cotti insieme alle verdure e si ammorbidiranno. E i funghi secchi insieme alla zucca in queste vellutate ci stanno benissimo, sono straconsigliati. Anche se non vi piace particolarmente il sapore dei funghi, magari mettetene due o tre perché danno un profumo e un aroma molto intenso, sanno proprio di bosco, poco di fungo e sono buonissimi, proprio buoni. Vado a mescolare tutto quanto, faccio con le mani perché mi piace di più. E adesso andiamo a mettere il preparato all'interno delle pentole. A questo punto non ci rimane che aggiungere le ultimissime cose e mettere sul fuoco. Vado a mettere un pochino di dado, non ho con me il dado fatto in casa, perciò utilizzo un dado industriale, ma scelgo sempre quello biologico. Il dado è un ingrediente davvero molto utile, però mi raccomando, non comprate il dado con all'interno il glutammato e gli aromi artificiali. Ci sono i dadi biologici che poi costano pochissimo, 1,20€, 1,30€, quindi davvero niente, e sono come fatti in casa: sale, ortaggi disidratati, patate, carota, sedano, acqua, miso, insomma tutti gli ingredienti che avremmo messo anche noi in casa. Se leggete come primo ingrediente glutammato, non compratelo, passate al dado successivo, prendete quello biologico che è la cosa migliore. Oppure ve lo fate in casa, io non ho fatto in tempo, anzi se devo essere sincera ho avuto un piccolo incidente con il congelatore perché mi si è scongelato tutto quanto, mi è andata via la luce e il mio dado congelato è proprio morto. Adesso lo rifarò. Mettiamo quindi un cubetto di dado qua, un cubetto di dado nell'altra pentola, aggiungiamo l'acqua. Se metto il dado non vado ad aggiungere il sale. Metto acqua sufficiente a coprire le verdure, non devono navigare nell'acqua, non deve diventare un minestrone, però devono essere almeno coperte. Aggiungo adesso un filo d'olio e siamo pronti per mettere sul fuoco. Come vedete, preparare la vellutata è velocissimo. Da quando metterete le verdure sul fuoco, dopo circa 20, massimo 30 minuti, saranno cotte. A questo punto potete mettere tutto quanto in un'unica pentola o in un unico recipiente e andiamo a frullare. Frullo tutto quanto insieme perché in questo modo verrà una vellutata omogenea.
Allora, vellutata frullata, adesso la vado a mettere all'interno dei sacchettini gelo e andrò a fare delle monoporzioni. Con le monoporzioni riesco a regolarmi meglio poi una volta che dovrò portare la cena a tavola e sono anche molto più pratiche da scongelare. Quindi vado a mettere il sacchettino all'interno di un contenitore solo per tenerlo fermo, in questo modo è più comodo. E vado a mettere la vellutata all'interno. Adesso lo chiudiamo, voi magari sporcate meno di me i bordi del sacchettino. Sapete che sono un po' pasticciona. E questo è il risultato. E andiamo a fare così con il resto dei sacchettini, con il resto della vellutata. La zuppa è ancora un po' tiepida, quindi prima di metterla in congelatore la faccio raffreddare meglio. Andiamo avanti e prepariamo i cannelloni. So che potrebbe sembrare una pazzia preparare i cannelloni pensando di fare una cosa semplice e veloce. In realtà sono davvero molto semplici, molto veloci. Secondo me sono la cosa più veloce tra le paste che si fanno al forno, quindi tra i primi al forno sono quelli più easy. Allora, anche qua io di solito quando faccio la besciamella la faccio a occhio, o meglio a cucchiai, però siccome so che me lo chiederete tutti quanti, andiamo a pesare. Su mezzo litro di latte vado a mettere circa 2 cucchiai di farina e sono all'incirca 40, facciamo 50 grammi e andiamo ad aggiungere il latte poco poco alla volta per non fare grumi. Adesso vi faccio vedere quanto è semplice fare questo piatto. Ok, la farina è miscelata, vado ad aggiungere tutto quanto il latte, vado ad aggiungere per profumare una spolverata di pepe, un pizzico di sale, ovviamente besciamella che potete fare anche con il latte di soia, in quel caso però fate attenzione che non abbia zucchero all'interno, e vado ad aggiungere circa 1 cucchiaio di olio. Mettiamo sul fuoco. Una volta messa la besciamella sul fuoco andiamo a mescolare continuamente in modo che nulla si attacchi al fondo della pentola, e qua bastano davvero una manciata di minuti. Appena vedrete che il latte inizierà a bollire e la consistenza non sarà più liquidissima ma leggermente cremosa, potete togliere la besciamella dal fuoco. E questo è il risultato dopo i primi bollori, circa 5 minuti. Guardate quanto è bella! Abbiamo cotto 1 chilo di spinaci freschi, anche gli spinaci sono velocissimi nella cottura. Adesso li vado a strizzare un pochino, quindi li metto all'interno di una ciotola. Andiamo ad aggiungere una presa di sale. Aggiungiamo 2 ricottine, una spolverata di aglio in polvere che con gli spinaci sta molto bene, un filo d'olio. E mescoliamo. Infine vado ad aggiungere un pochino di besciamella all'impasto. Questo aiuterà a renderlo più cremoso e ad aumentare anche il volume. Ne vado a mettere circa 2 mestoli. È una cosa abbastanza orientativa, eh? Olè. Guardate che spettacolo! Prendo una teglietta nuova, io utilizzo queste piccoline perché siamo io e Giampaolo. Ovviamente se siete di più in famiglia utilizzate delle teglie più grandi, questo è ovvio e banale, però sempre meglio dirlo. Vado a prendere una sacca poche e riempo con il ripieno di spinaci. La sacca poche vi consiglio, se non ce l'avete, di comprarla perché vi semplifica tantissimo il lavoro. Con la sacca poche fate davvero in un attimo. E adesso andiamo a riempire i cannelloni. Allora, qui abbiamo la nostra piramide di cannoli, besciamella e salsa. Salsa semplicemente condita con olio, sale e un pochino di origano e erbe aromatiche. E possiamo assemblare. Allora, con le altre mani che ho in dotazione andiamo a fare un primo strato di salsa e adesso possiamo andare ad aggiungere sopra i cannelloni.
Andiamo avanti con un altro stratino di salsa e aggiungiamo sopra anche un mestolo di besciamella. Abbiamo raddoppiato la dose, quindi abbiamo fatto 1 litro di latte. Adesso con un cucchiaio, una forchetta, qualcosina, andiamo a spalmare bene la besciamella e la salsa, facendo attenzione a coprire bene tutti quanti i cannelloni. E andiamo a fare anche il secondo strato. Completiamo con l'ultimo strato di salsa e besciamella. Andiamo a chiudere con il cartoncino che trovate sempre nelle confezioni delle tegliette in alluminio. E queste vanno direttamente in congelatore. Ultima ricetta salata, andiamo a preparare il risotto con la zucca. Come vedete ho tagliuzzato di più i pezzettoni di zucca che avevamo utilizzato per la vellutata, in questo modo cuoceranno meglio insieme al riso. Come prima li vado a pesare. Allora, questi sono 600 g di zucca e adesso andiamo ad aggiungere il resto degli ingredienti. Vado a mettere il riso, quindi calcolando 6 porzioni. Utilizzerò infatti 100 g di zucca a persona. Ho messo 480 g di riso, io calcolo sempre 80 g più o meno a testa, ovviamente poi regolatevi voi sulle vostre quantità abitudinarie. Andiamo ad aggiungere un pochino di scalogno, io ne metto uno intero, ma potete anche metterne di più in realtà. Vado a mettere un pochino del dado, sempre quello biologico, sbriciolato, un pochino di spezie ed erbe aromatiche miste, questo è un mix leggermente piccante, un pochino di pepe e un filo d'olio. E la base per il risotto è pronta, adesso la andiamo a mettere nei sacchettini. In questo caso calcolo ogni sacchettino per 2 porzioni, quindi andrò a dividere il risotto in 3 parti. Pronti per essere congelati e poi utilizzati. Una volta che dovrete cuocere il risotto, basterà scartarlo dalla bustina di plastica direttamente congelato in una pentola, in un tegame, e aggiungete l'acqua. Questo risotto viene molto bene anche cotto al microonde. Basterà mettere tutto quanto all'interno di un contenitore, coprirlo con un coperchio. Se avete un contenitore senza coperchi, che ne so, una ciotola, mettete sopra un piatto, insomma il risotto deve cuocere coperto, ovviamente con l'acqua, e mettete una temperatura, una potenza abbastanza alta, quindi ad esempio 700, 750, 1000, dipende un pochino da quanto arriva il vostro forno, comunque la potenza massima che riuscite ad avere, per un circa 13-15 minuti. All'interno del sacchettino trovate proprio la base del risotto, quindi gli ingredienti fondamentali. Ovviamente poi potete aggiungere altro olio, del sale se il dado non è abbastanza sapido per voi, potete aggiungere del formaggio, del parmigiano, del burro se volete fare un risotto più ciccioso, siete abituati a farlo in questa maniera, insomma tutti gli ingredienti che di solito andate a mettere nel risotto. Io lo faccio sempre molto leggero con un pochino di olio, e devo dire che è la fine del mondo, però ripeto, mettete gli ingredienti che vi piacciono di più. Una piccola parentesi velocissima sulla scelta del riso e la scelta della zucca. Come vedete è un risotto molto semplice da preparare, dove tutti gli ingredienti cuociono insieme, cuociono quindi anche nello stesso tempo. È importante perciò avere il riso che abbia una cottura simile a quello della zucca. Il mio consiglio è di utilizzare una zucca abbastanza farinosa, come la zucca mantovana oppure la delica, che hanno una polpa appunto quando la tagliate molto coriacea, molto dura, però una volta si cuoce diventa un burro, diventa veramente morbidissima ed è la zucca migliore.
e il riso basterà sceglierne uno che abbia una cottura che si aggira intorno ai 13-15 minuti. Proseguiamo e passiamo alla parte dolce delle colazioni. Andiamo a fare adesso un preparato per i pancake. A questo preparato andrete ad aggiungere l'uovo, altrimenti vengono anche bene senza uovo se li volete fare in versione vegan, e del latte oppure dell'acqua. In questo preparato non ci sono zuccheri perché mi trovo bene ultimamente a mettere del dolcificante, che può essere del miele, dello sciroppo di riso, dello sciroppo d'acero, sulla superficie appunto dei pancake una volta cotti. Andremo a fare 3 porzioni, quindi vado a mettere la farina di quinoa. Ogni porzione ha un misurino di farina di quinoa, in questo caso quindi ne andrò a mettere 3. E andiamo a mettere il doppio in farina bianca. Per ogni porzione, quindi per ogni pancake, vado a mettere mezzo cucchiaino di lievito. Quindi in questo caso, essendo 3, ne andremo a mettere 1,5. Mescoliamo bene per omogeneizzare tutti gli ingredienti. Quindi la mattina, quando vi svegliate, siete stanchi, non avete voglia di fare niente, basterà semplicemente prendere 3 misurini del preparato, che corrispondono a circa 100 grammi più o meno, 90-100 grammi. Però se potete comprate i misurini, i cup, perché sono comodissimi, così non dovete neanche tirare fuori la bilancia. Andiamo ad aggiungere l'uovo e andiamo ad aggiungere il latte. Inizio a mescolare e quando vedo che non ci sono agrumi vado ad aggiungere il restante. Impasto per il pancake pronto, non ci rimane che cuocerlo. Mia sorella pensava che io stessi lì a girare ogni pancake, farne 5 o 6, uno alla volta, ma quando è mattina siamo stanche, non abbiamo voglia neanche di pensare, figuratevi se ci mettiamo a fare i pancake. Quindi un pancake mega gigante, anche perché secondo me è pure più goloso da vedere, dopo da farcire tutto quanto in superficie, è bellissimo, è super instagrammabile. Che volete di più? Ultima ricetta, anche questa qui sarà una colazione, andremo a fare un preparato per il porridge, al quale poi andrà aggiunto soltanto il latte e si farà cuocere, oppure nel caso abbiate dei fiocchi molto morbidi, che si ammorbidiscono molto in fretta, potete preparare anche un porridge istantaneo andando ad aggiungere al preparato che vi faccio vedere adesso semplicemente il latte caldo e lasciandolo riposare un paio di minuti. Vado a mettere in una ciotola quindi i fiocchi. In questo caso sto utilizzando dei fiocchi di grano saraceno, anche se di solito utilizzo quelli di avena. Vado ad aggiungere le gocce di cioccolato, aggiungo anche il cacao in polvere, il cocco disidratato e un pochino di mirtilli disidratati. Dato che abbiamo aggiunto la frutta disidratata, non avrà un tempo di conservazione estremamente lungo. Se invece mettete soltanto ingredienti secchi, il tempo di conservazione automaticamente si allungherà. E andiamo a mettere all'interno del barattolo. Il preparato è pronto, la mattina quando vi servirà, vorrete appunto prepararvelo, basterà mettere all'interno di un pentolino il quantitativo di circa 90-100 grammi a testa e aggiungere il latte che preferite, del latte vegetale oppure del latte vaccino. Come quantità di latte è molto indicativa, dipende tutto quanto dal tipo di fiocchi che utilizzate. Il mio consiglio è quello di coprire inizialmente i fiocchi e tutto quanto è preparato senza esagerare. Poi se vedete che cuocendolo i fiocchi rimangono ancora duri, potete aggiungerne un altro po'. Se conoscete orientativamente la consistenza dei fiocchi che utilizzate di solito, sono sicura che saprete regolarvi di conseguenza.
Ed ecco qua il nostro meal prep fatto. Sono tutte quante preparazioni davvero semplicissime nei passaggi. Nella descrizione vi ricordo che trovate tutte quante le informazioni che vi saranno utili se volete replicare questo meal prep. Quindi trovate la lista della spesa, trovate tutti quanti gli ingredienti e le dosi delle ricette che abbiamo realizzato e troverete anche un link ad un articolo che abbiamo realizzato sul nostro sito dove vi illustriamo bene tutti quanti i passaggi e vi diamo delle idee, dei consigli per inserire questo meal prep all'interno di un menu settimanale. Io vi ricordo già che ci sono, che sempre nella descrizione troverete anche tutti quanti gli scorsi meal prep e i video dove parlavamo appunto del menu settimanale, della sua realizzazione, della sua organizzazione. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così ricordate di mettere un mi piace perché ci aiuta a crescere e in questo modo riusciremo anche a fare altri video di questo genere. Vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima con il prossimo video. Ciao!